un pensiero poetico. Bravo, un pensiero poetico. Sarebbe, sarebbe interessante, no? Perché la dice la prima questa Massimiliano. Dice arriva il fatto che se a Battipaglia hanno un problema, lo mettono sulla comunità. Poi noi partiamo e no. Allora il discorso sarebbe interessante, ancora più interessante, sì. Laddove c'è un problema, si facesse carico innanzitutto della comunità di quel posto c'è il problema, che se quel problema è comune a più comunità, poi le stesse comunità si uniscono per poter fare in modo che quel problema venga poi preso in considerazione a livelli regionali, a livelli comunali o nazionali. Potrebbe essere sempre quello là, sempre lo stesso, perché per evitare, no, la parola alla fine sempre stessa, hanno discusso una barca nata, stressati perché hanno pensato di fare 10.000 cose, sarebbe interessante che nel momento in cui nasce un problema di cercare già la soluzione, innanzitutto la partecipazione alla soluzione da parte di quel problema. Perché fino a tanto tempo là che avessimo noi e sì, non mi puoi segnare. Che alla fine sempre stessa hanno ora anche là. Ma dice no, c'è il problema, se c'è il problema lo sentite, sì, ok, allora cerchiamo di capire quale potrebbe essere la soluzione, se sei loco, poi questa cosa viene portata a conoscenza e magari lo stesso problema sta in altre parti della campagna e si uniscono le forze e si crea una sinergia che dà più voce, più forza, eccetera, eccetera. Allora a priori cioè, tengono un problema. No, e alla fine tutto quanto la mia reazione è un problema perché, ah no, se sta là un problema coinvolgi la gente del posto che sicuramente sentiranno quella cosa e insomma, se riusciamo a organizzarci così, il movimento cresce in maniera anche diffusa e ogni parte della campagna diventa uguale, simile alle altre parti come la città, come la provincia, eccetera, eccetera. Quindi non si creerà questo distacco, essendo questo centralismo, no? Che ci sta una parte del Cuman e l'altra del direttivo, oppure non può avere voce in capitolo, se non minima. Quindi diffondiamo, diversifichiamo e cerchiamo di coinvolgere e coinvolgerci. Sì, allora, ho ascoltato gli interventi di tutti molto interessanti, però riporterei diciamo, l'attenzione sul focus dell'oggetto di oggi, della discussione di oggi. Ovviamente è ovvio che ragionare di un regolamento interno ad un gruppo consiliare è un argomento che si interseca con le modalità con cui facciamo attivismo sui territori. Questo è ovvio, per cui ci sono dei punti di contatto. Però porterei il focus su questo tipo di argomenti e proverò a rispondere ad alcune perplessità. Allora, per quanto riguarda diciamo, le funzioni legislative della regione, non è affatto vero che il pallino della legge sta in mano alla giunta. Il Consiglio regionale ha la possibilità di fare proposte di legge, come per il Parlamento anche i singoli consiglieri regionali hanno questo diritto propositivo, diciamo così. Allora, la grande sfida e secondo me la grande opportunità, che sicuramente è tecnicamente complicata da costruire, ma possiamo raccoglierla questa sfida, è questa, cioè introdurre all'interno di un sistema codificato, che è appunto la struttura legislativa della regione, la rete intera. Cioè non lasciare che questa comunità resti diciamo, ad un livello soltanto di attivismo civico senza essere inserita in un percorso istituzionale. Cioè la grande sfida che lanciamo non è soltanto la diffusione dell'attivismo, ma istituzionalizzare la cittadinanza attiva. Cioè questa è la sfida che oggi stiamo lanciando. Non è solo ripensare alle nostre modalità con cui ci rapportiamo con i territori e facciamo attivismo civico sui territori, ma è fare uno step ulteriore, cioè scardinare l'istituto della rappresentanza attraverso questo buco che è il regolamento interno del gruppo consiliare. Cioè anziché regolare solo la vita di questi sette all'interno dell'assemblea, portare in assemblea la rete. Allora questa è la grande sfida, diciamo così, no? Allora le idee ottime che ho sentito, Antonio, Gaetano, anche gli altri,
cioè di avere un luogo, direi, virtuale sul quale interagire, è sicuramente una cosa importante, però è uno strumento che facilita quello che secondo me con la scrittura del regolamento noi comunque già abbiamo fatto, nel senso che attraverso questo modo di interpretare questo percorso noi buchiamo, diciamo, il muro della rappresentanza, facciamo entrare nel consiglio la rete tutta, la quale poi ovviamente a ricaduta si dovrà organizzare sul territorio e possiamo pensare a un rapporto interattivo, duale, bidirezionale, diciamo, nei social. Ecco, allora io ho sentito tutti e penso che un'esigenza ci accomuna tutti, no alla logica dei followers. Cioè non vogliamo essere dei meri followers, perché diciamo quello che si è sviluppato in questi due anni di Parlamento, e hanno fatto un lavoro eccezionale i nostri a Roma, però questo aver trascurato per motivi tecnici, per incapacità, per l'impossibilità di costruire un rapporto continuativo con la rete, anche perché è difficile, è un esperimento sociale quello che stiamo facendo, un esperimento democratico, possiamo secondo me con la vicinanza fisica dell'ente regionale provare a mettere un primo tassello. Ecco, questo è il senso. Quindi, volendo sintetizzare, penso che un sentimento che ci accomuna tutti sia questo: no alla logica dei followers, cioè l'attivismo deve essere protagonista, deve addirittura essere superiore in termini di proposte e di decisione a chi poi materialmente pigia in consiglio regionale i tastini per dire sì, no o mi astengo a questa o quella proposta di legge. È ovvio che poi, e qua torno alle proposte concrete, che pure io immaginavo un modo di interagire con i portavoce che sia strutturato, tra virgolette strutturato, diciamo istituzionalizzato, diciamo codificato, organizzato meglio ancora, su tematiche. Quindi anche per valorizzare il percorso che i gruppi tematici hanno fatto in questi mesi, perché è soprattutto un'altra secondo me caratteristica determinante che devono avere questi gruppi di interazione con gli eletti, deve essere l'apertura. Io immagino una comunità che si apra alle esperienze tecniche, professorali, dei contributi anche di cittadini normali, che hanno un luogo virtuale o anche fisico nel quale proporre, interagire, appassionarsi ed eventualmente spendere la propria fiducia per il nostro logo. Ecco, questo è quello che volevo dire. Poi un'altra cosa, secondo me, che abbiamo trascurato, ma che giustamente Vittorio ci ha posto al centro della nostra attenzione, chi si ha? Chi ha, tra virgolette, il diritto di appartenere a questa comunità? Chi ha, avrebbe il diritto di sfiduciare o votare la rifiducia agli eletti? Io a questa domanda rispondo così: quantomeno la base, la comunità, deve corrispondere a chi ha votato per le primarie. Quantomeno ci deve essere questa corrispondenza. Chi ha avuto l'onere e l'onore di cliccare questo o quel nome, indicando questo o quel portavoce, questa o quella preferenza, dovrà necessariamente avere il diritto di partecipare alla costruzione delle proposte. Poi possiamo pensare ad una modalità con cui interagire con gli altri, ma gli altri alla fine possono portare un contributo. Luca, possono entrare in un percorso. Che abbiamo, chi ha votato, ecco, allora, per questa, le primarie. Questa è una criticità, nel senso non che i nominativi di chi è iscritto al blog non li possiamo avere. Però se noi facciamo un percorso limpido, trasparente, che coinvolge tutti, abbiamo già un punto di partenza. Chiaro, no? Sì, ma non abbiamo i dati. Non abbiamo i dati completi, però un'altra cosa volevo dire su un'eventuale piattaforma comune. Anche questa è una cosa molto importante per, diciamo, come dire, ogni comunità si tiene insieme in passato con un giornale, è impossibile tenere insieme una comunità senza un foglio, senza un luogo oggi virtuale, senza un meetup Campania, senza un posto nel quale ciascuno si sente a casa e sa che quella è l'agorà fisica o virtuale nella quale esporre le problematiche, no? Quindi questo dovrà essere affrontato, però essendomi confrontato in settimana con chi ha anche responsabilità nazionale, diciamo così, è ovvio che non potrà essere un'iniziativa unilaterale di noi campani, perché già è successo anche nel Lazio, che hanno provato a fare un portale tipo Lex,
trasportato sulla regione Lazio, solo che poi giustamente, diciamo, il vertice nazionale ha bloccato questa iniziativa per una ragione molto semplice che condivido. Non si può partire, non si può partire, diciamo, tutti così, cioè bisogna avere una certa uniformità su tutto il territorio, quindi aspetterei. Poi Casaleggio ci ha promesso che entro quest'anno farà Rousseau, questa nuova piattaforma, che avrà una sezione specifica per le regioni e per i comuni, per cui questa piattaforma su cui interagire per la costruzione online delle leggi anche a livello locale e localissimo arriverà, e noi abbiamo fiducia che ciò succeda, per cui direi di aspettare. Però prima, diciamo, non è che possiamo rimanere con le mani in mano, è ovvio che sia così, quindi magari aprire un grande dibattito finalmente franco, vero, tra di noi, per individuare ad esempio nel meetup Campania ripulito e compagnia cantante un luogo fisico, anzi virtuale, nel quale riconoscersi. Però l'aspetto che tutti avete segnalato, anche le strutture, la regione e compagnia cantante, la rotazione, sicuramente è una cosa importante, però qua stiamo facendo qualcosa, stiamo provando a fare qualcosa di innovativo e di nuovo, cioè stiamo provando a bucare l'istituto giuridico della rappresentanza, cioè non è solo come facciamo attivismo, ma è come questo attivismo che abbiamo già per organizzato e su cui molti di voi hanno manifestato perplessità e suggerimenti per migliorarlo, buchi la rappresentanza e entri in regione, cioè fisicamente portiamo la rete dentro la regione. Io ho individuato questo percorso che sarà lungo, complicato, ma che possiamo provare, diciamo, a costruire insieme. Allora immagino che dopo questo incontro ci organizzeremo per farne tanti altri, possiamo individuare delle persone che vadano ad interagire con le altre province, possiamo immaginare ad un gruppo su Facebook che possa facilitare questa interazione, possiamo immaginare il Meetup Campania come base di partenza su cui cominciare questa interazione. Però la cosa importante è che sia chiaro a tutti che non è soltanto oggi, non abbiamo solo l'opportunità di ripensare alle forme di attivismo e di partecipazione, ma abbiamo la possibilità di bucare la rappresentanza, cioè di essere protagonisti da un punto di vista di sistema legislativo, se ci riusciamo. Allora questo secondo me è ancora più importante. Dopodiché è ovvio che se non ci sono le idee, tutto questo è del tutto inutile. Senza questo, perché lo dico? Perché poi spesso uno si mette a ragionare su strutture, organizzazione, che poi sono impalcature un po' vuote perché dentro ci sono poche idee. È ovvio che la benzina sono le idee, è ovvio che la benzina è la partecipazione, è ovvio che la benzina è la signora che ha la criticità sotto casa, si rivolge, fa un percorso e poi si prova in rete a offrire una soluzione. Però la cosa importante, diciamo così, è bucare il muro della rappresentanza, provare a metterla in soffitta e far entrare in regione tutta la rete attraverso un percorso istituzionale. Scusami, questo è il punto, diciamo così. Per cui certamente è complicato, certamente non è una cosa semplice, però le idee che sono uscite oggi mi sembrano tutte molto, molto intelligenti. Per cui non so se qualcun altro vuole intervenire.